Vergine, il 2018 è stato l'anno delle attese, della pazienza e della comprensione. Bene, facciamo un bel reset, perché il 2019 è l'anno in cui tiri fuori le unghie e ti prendi ciò che ti spetta. Sono Simon and the Stars e questo è l'oroscopo di Liberi Tutti. Vergine, il tuo hashtag per questo nuovo anno è Fatti Furba, perché qua si tratta di ridefinire un'immagine a partire proprio dal tuo atteggiamento. Tu sei forse uno dei segni più corretti dell'intero zodiaco, ma a forza di non voler pestare i piedi a nessuno, arrivi a questo nuovo anno con i tuoi tutti ammaccati. E invece quest'anno non si fanno sconti. In qualche modo devi perdere un po' della tua verginità e indossare una maggiore scaltrezza, perché è come se avessi trascorso gli ultimi anni dinanzi ad un costante segnale di dare precedenza e qualcuno se ne è approfittato. Per una volta ci sei tu, costi quel che costi. Questo significa che se vuoi una cosa te la vai a prendere, che se certe situazioni non si sbloccano, insisti senza paura di disturbare certi equilibri o di dare troppo nell'occhio. Questo significa che se ti devi addentrare in un nuovo ambiente, vale la pena di cercare di conoscere nuove persone che ti ci possano introdurre, di studiare le regole del gioco per capire come cavalcarle al meglio e come prevenire qualche colpo basso di qualcun altro. Insomma, significa aprire gli occhi e giocare secondo delle regole un po' più spregiudicate. Soprattutto bisogna anche rivedere certi accordi. Qui mi riferisco soprattutto a chi ha un'attività con dei soci. La Vergine è forse il segno più responsabile dello zodiaco, il che significa che se c'è qualcosa da fare e qualcuno non la fa, la Vergine la fa al posto suo. Ma di questo qualcuno potrebbe essersene approfittato nel tempo e la Vergine si ritrova con tutta una serie di fardelli che in realtà non le spetterebbero. Allora, questo è l'anno in cui si trova anche la forza di ridefinire certi accordi. Se io e te siamo soci al 50%, ma lavoro solo io, questo non va bene. In qualche modo o dividiamo diversamente le quote o dividiamo diversamente gli impegni. Questo finora la Vergine non lo ha fatto, anche per timore di scombinare. Quest'anno probabilmente sarà uno dei temi dominanti. Un altro tema molto importante dell'anno è legato agli immobili e alle case come simboli di stabilità, di consolidamento. Molti sentono il bisogno anche di comprare la sede del proprio lavoro, di comprare il proprio ufficio, di non essere più soggetti ad un affitto, ma di sentire che stanno investendo su qualcosa di loro. E questo riguarda molto spesso anche gli affetti. Avere la giusta casa, acquistare casa propria, fare dei lavori perché la casa ti somigli fino in fondo, allargare una casa per fare spazio ad un nuovo arrivato, sono tutte manovre che nella prima parte dell'anno la Vergine farà proprio perché il suo habitat la rispecchi fino in fondo. E ancor di più perché la Vergine sta lavorando proprio per sentirsi padrona di casa della sua vita, per cui non vuole nulla che in qualche modo crei una dispersione. E lo stesso hashtag Fatti Furba naturalmente vale anche in amore, soprattutto per chi ad esempio vive una relazione che da tempo non evolve, non sfocia in un passo successivo. Penso a chi magari convive da anni e non si è mai sposato, a chi desidera un figlio che ancora non è arrivato. Allora, in questi casi, un po' come Filomena Marturano di Matrimonio all'italiana, occorre anche dare una spintarella al partner nella direzione giusta, ma soprattutto non farsi dare mai per scontati, perché la Vergine negli ultimi anni, a forza di essere sempre presente, ha finito anche un po' per essere data per scontata, tanto alla fine so che ci sei. E invece quest'anno si chiamano i giri, o dentro o fuori, perché in fondo poi in amore e guerra tutti i mezzi sono leciti, anche facendolo ingelosire un po'. In ogni caso, scontata mai. Lo stesso vale a maggior ragione per chi vive una storia clandestina. Il 2019 è l'anno del o tutto o niente, o dentro o fuori. Per i single, i mesi migliori per gli incontri sono febbraio, maggio e dicembre, e le compatibilità migliori con Toro e Cancro. Vergine, il tuo film per il 2019 è Il matrimonio del mio migliore amico, perché se vuoi una cosa te la devi andare a prendere senza girarci troppo intorno. Quest'anno si va dritti al punto. Tutte le previsioni del 2019 segno per segno le trovi qui su Liberi Tutti.